Anche oggi è una gran partita di Martino davanti alla difesa, il lavoro era duro oggi contro un avversario che vi aggrediva subito e soprattutto per voi a centrocampo avevate sempre poco spazio e poco tempo per le giocate. Sì, vabbè, conoscevamo la loro qualità, sapevamo che sono una squadra molto forte, soprattutto a centrocampo, però penso che siamo riusciti a dire la nostra. Quando riuscivamo a trovare il palleggio loro ci correvano dietro, però è stata una partita molto impegnativa, sapevamo che si poteva decidere tramite alcuni episodi, così è stato ed è un peccato. Voi non avete recriminato qualcosa, soprattutto c'è stato un fallo ai tuoi danni all'inizio, nel primo tempo, forse poteva essere punito in maniera un po' più severa. Vabbè, quella è una valutazione dell'arbitro e non entro in merito, però dispiace perché abbiamo preso due gol su due rigori, 5 minuti prima forse c'è un rigore per noi, però sono valutazioni che io non do il mio giudizio, però sono davanti agli occhi di tutti. Queste ultime settimane il tecnico ti ha schierato sempre davanti alla difesa in un ruolo che tu sai fare, che però solitamente lui mette altri giocatori davanti appunto per fare il gioco, quindi molto importante la fiducia che ha dato a te in queste partite molto importanti. Sì, io cerco sempre di farmi trovare pronto, è normale che il mister mi chieda di fare un lavoro che per le mie caratteristiche si addice bene, noi poi a centrocampo ruotiamo tutti, quindi diciamo che il ruolo non è sempre un ruolo fisso, ci giriamo tutti in mezzo al campo, però sono contento delle mie prestazioni, peccato per il risultato. Sì, c'era grande equilibrio da parte vostra, anche dalla parte avversaria, anche loro hanno un mediano che ha giocato una buona partita, secondo me siete stati tra i migliori in campo voi due. Sì, ti ringrazio, però penso che noi abbiamo fatto tutti una buona partita, è stato un peccato, lo ripeto, però andiamo avanti, domani analizzeremo gli errori fatti e pensiamo subito alla partita di mercoledì che ci permette di stare ancora dietro a Rimini. Grande soddisfazione comunque girare a pochi punti dalla capolista Rimini. Sì, questo è un campionato lunghissimo, ci sono 4 partite in più rispetto all'anno scorso, è un campionato a 3, siamo noi il Raven e il Rimini e noi lotteremo fino all'ultimo e ci faremo trovare sempre pronti.